Più che nomi, volti e storie, i profughi e i rifugiati a causa dei conflitti oggi sono numeri che, anche se spaventosi, 51 milioni nel mondo, rischiano di passare inosservati. Con la guerra che incendia ampie aree del Medio Oriente, soprattutto la Siria e dell'Africa, nei primi sei mesi del 2014 5 milioni e mezzo di persone, secondo l'ultimo rapporto ONU, sono state costrette ad abbandonare le loro case. Di queste 1,4 milioni sono fuggite attraverso i confini internazionali, in molti hanno trovato la morte nei cosiddetti viaggi della speranza, mentre il resto è sfollato all'interno dei propri paesi e spesso vive in condizioni disumane, senza acqua, servizi igienici, elettricità, preda del freddo. Carlotta Sami, portavoce dell'ACNUR. Al momento, ad esempio, in Europa non c'è un modo sicuro e legale per un rifugiato siriano per trovare protezione, e questo è il motivo per cui molti cercano di attraversare il Mar Mediterraneo affidandosi ai trafficanti. Non c'è nulla di più pericoloso e di più rischioso. Quindi ciò che ci auguriamo è che si faccia di più, non solo per salvare le vite in mare, ma anche per dare la possibilità a queste persone di trovare protezione in modo legale, non dovendo fare questo tipo di traversate. Per la prima volta, come emerge dal rapporto, sono i siriani la più grande popolazione di rifugiati, mentre per oltre 30 anni erano stati gli afghani. Poi c'è la Somalia, il Sud Sudan, la Repubblica Democratica del Congo, l'Iraq. Non meno drammatica la situazione dei paesi ospitanti, Libano, Turchia, Giordania, sono quelli che aprono le loro porte, pagando a volte costi elevatissimi e inaccettabili. Ancora Carlotta Sami. 8 rifugiati su 9 vivono in un paese in via di sviluppo, quindi non vengono accolti in paesi ricchi, in paesi industrializzati, ma in paesi che già hanno grossi problemi. Il Libano è un paese in cui ogni quattro libanesi c'è un siriano, ci sono 300.000 bambini libanesi che vanno a scuola e 400.000 bambini siriani che hanno bisogno di andare a scuola. Ma anche la stessa Turchia, in Turchia vivono oggi, si stima, circa 2 milioni di rifugiati siriani. Incrementare la solidarietà internazionale e trovare soluzioni politiche ai conflitti esistenti, così da limitarne le tragiche conseguenze umanitarie, questo resta l'appello delle Nazioni Unite e questo è anche il grido continuo di Papa Francesco, che ha invitato l'ultima volta nel messaggio di Natale Urbi e Torbi istituzioni e popoli ad abbattere le frontiere, senza dimenticare che Gesù è stato un rifugiato, è dovuto fuggire per aver salva la vita, come oggi la gente dell'Iraq e della Siria. Il Natale porti loro speranza, come ai numerosi sfollati, profughi e rifugiati, bambini, adulti e anziani della regione e del mondo intero. Muti l'indifferenza in vicinanza e il rifiuto in accoglienza, perché quanti ora sono nella prova possano ricevere i necessari aiuti umanitari per sopravvivere alla rigidità dell'inverno, fare il ritorno nei loro paesi e vivere con dignità.